Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo nuovo special di episodi perduti. Mettetevi comodi, ve lo dico subito, perché oggi ho una storia pazzesca. Voglio raccontarvi quella volta in cui l'equipaggio ci ha aiutato in un momento davvero difficile. Vamos! Stiamo andando al Passo del Libertador sulla frontiera cilena. Tutto a inizio dove ci siamo lasciati, ovvero da Mendoza, ma siamo diretti verso la frontiera cilena. Più precisamente stiamo percorrendo l'incredibile strada che ci porta al Passo dei Libertadores. Regà, lo so che in questo momento state vedendo immagini del deserto, però se pensate che questo sia un po' l'atmosfera di tutta questa storia, ve sbagliate. Proseguiamo, ci tenevo a dirvelo. Proseguiamo. Dovete sapere che Cile e Argentina condividono più di 5.000 km di confine e praticamente tutta la linea immaginaria che separa i due stati è disegnata dalle alte vette delle Ande. Vi sono circa 40 passi di montagna che collegano i due paesi, c'è abbastanza l'imbarazzo della scelta. Tuttavia, il Passo dei Libertadores che stiamo percorrendo è quello più importante, sicuramente per quanto riguarda il traffico commerciale. Ragazzi, guardate a sinistra, vedete tutte quelle bottiglie d'acqua abbandonate a bordo strada? Non pensate male, non si tratta di spazzatura. Sono regali per la defunta Correa, una leggenda pagana che è nata qui in Argentina, ma si è sparsa in diverse parti del Sud America. La leggenda narra che questa donna sia partita per il deserto con il suo bambino e sia morta di sete. Il bambino è sopravvissuto attaccandosi al suo seno. Per questo gli argentini la ricordano lasciando bottiglie d'acqua piene a bordo strada dove si trovano questi piccoli santuari. Questa incredibile strada ci dà anche una vista privilegiata sul monte Aconcagua, che pensate è la vetta più alta di tutte le Americhe, nonché di tutto l'emisfero australe. È tanta roba! Pian piano capiamo che la situazione meteorologica qui può cambiare abbastanza in fretta. Infatti ci troviamo a circa 4 km dalla frontiera quando ci dobbiamo bloccare di fronte a una coda che ci pare infinita. Dato che questo passo è molto transitato e dobbiamo dire, dopo la nostra esperienza tra Cile e Argentina, probabilmente quello peggio organizzato dal punto di vista burocratico, ci troviamo qui a dover aspettare circa 4 ore. Sta dentro la moto. Quando siamo all'interno della dogana vera e propria a svolgere le pratiche doganali, non ci stiamo accorgendo di quello che sta succedendo all'esterno. Appena usciamo con i nostri documenti pronti, ci accorgiamo che la temperatura è scesa di qualche grado sotto lo zero e sta iniziando a nevicare abbastanza forte. Il che mi preoccupa abbastanza, perché so benissimo che la discesa verso il lato cileno è piena di tornanti, soprattutto nella parte iniziale, quella che appunto dobbiamo percorrere sotto la neve. Come quando siamo tornati con la macchina dopo che abbiamo visto Valentino il 14 di febbraio, ti ricordi? Sì. Qua è tendenza forte, cioè fanno stare prima, ti fanno stare 4 ore a 3.000 metri, aspettano che arriva la bufera per poi lasciarmi andare. Oh, prima volta che guidiamo con Valentino sulla neve. Questa sezione di strada si chiama Los Caracoles, ovvero le lumache. Questo per via della lentezza con cui bisogna percorrerla per evitare gli incidenti, appunto. Qui pensate che le catene a bordo sarebbero obbligatorie tutto l'anno, perché veramente può succedere de todo in qualsiasi periodo dell'anno. Ma procedendo lentamente, nonostante la neve stia attecchendo sulla strada, e io abbia una paura pazzesca perché le nostre gomme sulla neve proprio, regà, non vanno bene, riusciamo ad abbassarci di quota e fortunatamente smette di nevicare. La temperatura, ragazzi, anche sale molto velocemente e quindi ci sembra improvvisamente di essere in un altro mondo.
nel giro di pochi chilometri addirittura riusciremo a raggiungere la costa dell'Oceano Pacifico. E ragazzi, dovete sapere che questa è la prima volta nell'ambito del nostro viaggio che vedremo questo infinito oceano. Ci troviamo non molto distante da Valparaiso, città molto importante che visiteremo un po' più avanti. Approdati su questa bellissima spiaggia non abbiamo potuto resistere e ci siamo stati qualche giorno. E mi ricordo molto bene questo cane che era completamente ammaliato dalla mia ombra. Abbiamo passato qualche ora insieme camminando e non riusciva a staccarsi da me. Però la cosa che notiamo subito è che arriviamo durante la settimana e la spiaggia è praticamente solo per noi. E infatti ci rimaniamo qualche giorno. Tuttavia, nel weekend si riempie così e noi ci divertiamo a fare i nostri primi video utilizzando i microfoni lavalier che avevamo portato dall'Italia. Ciao, come stai? Cosa stai riprendendo? Lo senti il rumore del mare alle mie spalle? Siamo sull'Oceano Pacifico, abbiamo portato Valentino sul Pacifico. È incredibile, abbiamo attraversato tutto il Sud America. Ma lasciato questo posto, torneremo sull'oceano più avanti, arriviamo a Santiago del Cile, luogo dove si svolge la storia vera e propria che voglio raccontare in questo episodio. Se avete seguito i precedenti episodi perduti, dovreste ricordarvi che vi ho detto che ho avuto un problema alla nostra vaschetta del radiatore, che avevo iniziato a riparare già quando ci trovavamo in Bolivia. Queste foto mi ritraggono nel bel mezzo del Salar di Uyuni, tentando di riparare con della vetroresina appunto la vaschetta che si stava rompendo e stava perdendo. Successivamente, a Salta, in Argentina, avevo dovuto dargli una seconda passata perché la vaschetta era sotto pressione e continuava a perdere. Proprio il giorno prima in cui venissimo accerchiati da questa festa nazionale, mi sono messo per la strada a smontare tutta quanta la vaschetta e nuovamente cercare di ripararla con una resina epossidica e della vetroresina. Questa vaschetta doveva essere cambiata, ma come avete capito non è facile trovare ricambi di veicoli europei nelle Americhe. E qui ci vengono in aiuto dei nostri amici che dovevano venire a fare una vacanza in Cile, più precisamente all'isola di Pasqua. E questi amici si impegnano a mettere in un'apposita valigia la vaschetta che mi serve, comprata in un concessionario MAN in Italia. Questi miei amici dovevano arrivare a Santiago con un volo pazzesco. Da Roma dovevano fare scalo ad Amsterdam. Da Amsterdam poi dovevano arrivare ad Atlanta. Da Atlanta poi dovevano arrivare a Santiago. Da Santiago, dove ci saremmo incontrati, avrebbero dovuto prendere il giorno successivo un aereo per andare all'isola di Pasqua e fare la loro vacanza. Il giorno del loro arrivo andiamo a prenderli nell'aeroporto perché loro hanno pochissimo tempo. Tuttavia, niente, non escono, sono già usciti tutti i passeggeri e loro tardano parecchio. Finalmente, dopo circa un'ora, escono fuori e hanno una faccia tristissima, il che mi fa abbastanza preoccupare. Che gli sarà successo ai miei amici? Dopodiché capisco che gli hanno perso tutte le valigie, compresa la nostra valigia con dentro i ricambi. La compagnia aerea aveva già rintracciato le loro valigie e gli ha detto che il giorno successivo gliele avrebbero spedite direttamente all'isola di Pasqua. Avremmo dovuto rincontrarci con i nostri amici la settimana successiva quando loro sarebbero stati di ritorno. Noi siamo stati circa 2 settimane a Santiago del Cile. Prima di ricevere la valigia dal nostro amico, siamo stati parcheggiati di fronte all'azienda di produzione camper di alcuni nostri amici. Abbiamo anche avuto modo di dare una mano e quindi di guadagnare qualcosina, il che non fa mai male. Altura e tartura. Claro, y tartura. Perché tu tieni che sumare. Vabbè, da qui tiene che portarlo. Questo sta 54. Andiamo ad acquistare il nostro primo drone, lo spaccheremo in 5 minuti, però dobbiamo assolutamente averlo. Fanno anche il corso. La versione normale?
No, e io che stacco nel pacchetto. Flamer Combo. Tra l'altro è proprio qui che abbiamo comprato il nostro drone e abbiamo fatto alcuni lavori al nostro camion. Devo costruire la protezione per la nostra scaletta perché è troppo esposta a problemi, a rotture, sabbia, pietre, ci rompono anche la cosa. Come avete capito, qui ci stavamo un po' accorgendo che dovevamo fare dei video differenti e avevo anche provato a comprare una di quelle GoPro cinesi super cheap che, devo dire, ho provato la prima sera e il giorno dopo gli ho riportata, era terribile. Un fantastico pezzo di plastica. Ecco la videocamera, ma che bella. La guardi, in qualche modo si dovrebbe aprire, vediamo un po'. Nei giorni passati qui in questa azienda abbiamo visto passare anche altri viaggiatori perché qui venivano a fare qualche riparazione al loro van. E ricordo bene anche l'amicizia che abbiamo iniziato con Esben e Camilla. Anche loro hanno fatto un viaggio molto interessante. Hanno iniziato il Nord America con una moto e il Sud America se lo sono fatto tutto con questo van che avevano preso qualche giorno prima proprio qui a Santiago del Cile e per cui abbiamo contribuito un po' anche noi dando loro una mano a iniziare la loro nuova avventura in van. Stiamo aspettando il Vida, dovrebbe arrivare tra qualche secondo se non si sono perse ancora le valigie. Vediamo un po'. La settimana successiva tornano i miei amici e questa volta la valigia è nelle loro mani. Questo ricambio ha fatto veramente il giro del mondo, se ci pensate, prima di arrivare nelle nostre mani. Ma ti rendi conto che giro ha fatto sta valigia? Cioè è andata all'isola di Pasqua. Cioè, noi non credo ci andremo mai. La valigia c'è stata. Voglio capire io dove sto però. Sarà molto significativa per me la foto che ci manderà questo nostro amico che lo ritrae con a fianco la nostra valigia proprio di fronte a uno dei famosissimi Moai. Tanta roba, un ricambio che è andato all'isola di Pasqua. Tuoi esami. Non ci siamo confini. Salvettine. No, sono Star Wars. Alcuni di questi DVD, come questo russo di magia, o parte di serie come Star Wars, primo episodio di Harry Potter. Oh, è vero, c'era anche questa. La bomba osculata. Cile, isola di Pasqua.
Perù e Perù, addirittura due del Perù. Vedo già il tappo è simile a quello che abbiamo. Potrebbe essere uguale, potrebbe essere proprio lei. È ballata bene. È un souvenir dell'isola di Pasqua. E lei è plastica bella, nuova, non è crepata. Non si è attaccata tutta la resina. 2017. Prima di ripartire da Santiago del Cile, salutare i nostri amici e lasciare questa splendida città, mi metto a montare la vaschetta del radiatore e devo dire che in questo modo partirò un pochettino più tranquillo. La riparazione fatta a saltarvi un po' resistito, non faceva proprio schifo per averla fatta sulla scalinata del monumento nazionale. Comunque il liquido radiatore che abbiamo comprato in Bolivia era spettacolare, cioè abbiamo pagato circa 10 euro un liquido radiatore concentrato resistente fino a meno 65 gradi, mentre sia Argentina che qua in Cile fai fatica a trovarlo innanzitutto. E quando trovi l'acqua spumpa, che è solo anticorrosiva e costa sempre 10 euro 4 litri. Quando andremo in Bolivia la prossima volta lo cambio tutto e ci metto solo quello. Hola! Via! Questo sta sempre serrato, lattine, gomma. Hai visto l'altro? Vedere questa vaschetta vi fa capire come mai il titolo di questo video è "L'equipaggio questa volta ci ha salvato il viaggio". Titolo che tra l'altro abbiamo scelto tutti insieme in una delle nostre serate su... Ma se pensate che questa sia la prima e ultima volta che è successa una cosa del genere, in realtà vi sbagliate di grosso, perché venite con me un attimo fuori che vi mostro una cosa. Vi ho portato qua fuori perché vi voglio far vedere che cosa ci ha portato ieri Gianmario, un altro membro dell'equipaggio, che si può dire in qualche modo ci ha salvato anche lui. Sono tre camere d'aria 1400R20, quelle per le nostre gomme, che il nostro amico Gianmario ci ha voluto regalare. Sono così contento che le potrei anche indossare. Tanta roba davvero. La dimensione è quella giusta. Gianmario vive qua a Città del Messico, ci era venuto a trovare, è la stessa persona che ci ha portato grappa e dolcetti insieme a due suoi amici. È stato gentilissimo, sapeva che avevamo questo problema e nell'arco di un paio di settimane è riuscito a trovare le camere d'aria che ci servivano. Un altro esempio di quanto sia importante il nostro equipaggio durante il nostro viaggio. Torniamo dentro. Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings nor diamond rings, but that's not how you get to me, no. We could sit in the shade, talk too late, and then we'll see. We can go for... Prima di dirigerci un po' più a sud e iniziare la nostra vera e propria visita del Cile, una delle parti più spettacolari di tutto il nostro viaggio, mi sembra il caso di far terminare questa puntata qui. Perché devo dire che questo episodio della valigia, secondo me, valeva la pena di essere trattato quasi singolarmente. Questo perché credo sia stato davvero un evento molto significativo. Se ci pensate, l'amicizia dei miei amici in Italia, la possibilità di conoscere queste persone in Cile e il supporto che entrambi ci hanno dato per riuscire a proseguire il nostro viaggio nel modo migliore. Speriamo che questo special episodio perduto vi sia piaciuto. Fatecelo sapere nei commenti, fateci sapere se dobbiamo proseguire e con questo speriamo di vedervi al prossimo episodio. Ciao a tutti, buona serata.
looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run.